Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, non vi faccio il mappazzone del perché sono qui, ma si saprà che dovrò ragionarla di meglio questo studio. Ma oggi in collaborazione con Look Fantastic nuovamente, ed dopo il video dell'altra volta dove volevamo testare assieme una beauty box per vedere com'era e per vedere anche se decidere di fare questa collaborazione insieme oppure no. E visto che non mi era piaciuto più di tanto, sinceramente, Look Fantastic mi ha detto: ma guarda che questa era una box particolare, che effettivamente ha avuto tantissimi feed negativi, l'hanno pensata male, e che hanno dovuto cambiare dei prodotti all'ultimo minuto perché erano esauriti e non sarebbero arrivati in tempo per mandare la box in tempo con i tempi classici di Look Fantastic. Hanno dovuto sostituire i prodotti. Diciamo che sostituire invece di un pennello, mettere un rasoio non è stata una grandissima idea, a mio avviso. Allora, intanto hanno detto: prova a guardare com'era Look Fantastic prima e com'è diventata adesso, cioè la box. E mi hanno mandato due box, una della versione attuale e una molto più pesante della versione precedente. Sì, vediamo le differenze principali. Sono proprio la confezione stessa, questa è più pulita. C'è il logo LFBB ed è un colore pastello, se si può vedere qualcosa, mentre questa è più bella, una bella scatola, però è più classica, solo con il logo, il rilievo, è da vedere. Allora, partiamo con quella attuale, che sinceramente non so perché io le ho solamente aperte così, ma all'interno sono ancora chiuse. Infatti, vedete, è ancora chiusa. E partiamo con quella attuale. Se vediamo che all'interno troviamo il libretto con le spiegazioni e dei prodotti, un po' di storia dei prodotti e lo spoiler. In questo caso dice 01, ma gennaio di che anno c'è scritto? Cioè gennaio scorso o gennaio questa, e quindi è una delle ultime. Bel mistero. 01-2021, ecco, c'è scritto. Quindi ok, è la prima box del 2021, quindi immagino che nel 2021 abbiano cambiato il restyling delle box. Ok, e andiamo a vedere i prodotti, ovviamente, perché ancora non li ho visti neanche io, è ancora tutto chiuso. Allora, a questo punto posso dire, aspettate che appoggio il rosto, che effettivamente la box che abbiamo aperto di dicembre, se questa è la box classica, quell'altra è un po' sfigata. Vediamo cosa contiene all'interno. Per prima cosa vedo una spugna della Soeco, che già ci piace, una blender. Vegan, eco, quindi dovrebbe anche essere ecologica. Carina, molto carina. Guardavo se c'era qualche indicazione, che quindi 100 per blender uguale un albero. Cosa vuol dire? Dovremmo andare a capire Tree Nation. Ah, piantano un albero ogni 100 spugne vendute, cioè, quindi è anche una cosa molto carina. Poi andiamo e vedo qui una maschera nutriente per le mani. Per le mani della Star Skin, che l'ho sentita come marchio. Ho visto anche, se non sbaglio, che c'era una bundle, una box, ma non l'ho mai provata. E la proveremo. Maschera nutriente per le mance, quindi sono i guantini nutrienti da tenere su 15 minuti. Ecco, in questo caso mi piace. Andiamo con gli altri prodotti. Vediamo. SVR Hydralyan crema idratante intensa 40 ml per il viso. Pelle normale mista, testata sulla pelle sensibile, sì, quindi per il viso ci piace.
piace che sia un 40 ml, vediamo. Scusate, il marchio è questo. Molto idratante. Ha un buon profumo, sapete che è bella ricca, ma assorbe velocemente. Per il periodo freddo, alla sera, potrebbe anche piacermi assai. Andiamo avanti, vedo altri tre prodotti, quindi 2, 4, 6 prodotti. Grow Gorgeous Balance, maschera notte, rivelatore di brillantezza. È un prodotto per capelli, oltretutto. Per i capelli secchi, una maschera notte per i capelli. Daci 30 ml, sigillato, e quindi lo lasciamo sigillato, perché ho talmente tanti prodotti che... scusate, con le luci, mi sembra che il prodotto sia qui. Il prodotto è qui. Vabbè. Poi, ultimi due, Verso e Cream, crema extra nutriente da 7 ml, quindi viso e occhi. Questa la proviamo. Bella ricca. Bella ricca. E andiamo, quindi per la sera ci sta, con l'ultimo prodotto, che è questo. Ah, Sleek Matte Me Ultra Smooth. Una tinta labbra matte che è chiusa, ma noi andiamo ad aprire perché dobbiamo andare a swatchare. Roasted Almond, vediamo. Oddio, il colore non mi sembra il più azzeccato, però è un full size e magari si può scegliere il colore, non lo so, non mi piace il colore, ma per il resto ci sta. Ecco, se avessi avuto come box, quando ho fatto il video, questa box, avrei detto è una bella box, anche perché in questo caso si potevano provare tranquillamente tutti i prodotti per il mese, e il mese dopo ve ne potevo parlare mentre aprivamo l'altra box. Quindi proprio avete sbagliato tutto, secondo me è fantastica mandare quella box e a creare quella box. Adesso, tutto in diretta perché ci piace, andiamo ad appoggiare questa e andiamo a tirare fuori. Devo munirmi di un tavolino o qualcosa. Aspettate, andiamo a vedere se Sleek... Ah, ecco, infatti. Ed è, sì, poteva scegliere, perché quale hai ricevuto, dice, se pieni in inglese, quindi ci potevano essere questi. Non so se si poteva scegliere o se era a random, però c'erano diversi colori. Esatto. Anche nella prima. C'è un prodotto che non c'era, però. Avocado and Klein Bar. Era scelta. Ah, ecco. Stessa cosa. C'era la possibilità di avere o questa o la crema. Noi abbiamo avuto la crema per gli occhi, se no c'era un sapone antibatterico ed è per la pelle mista grassa di Dr. Botanicals. Quindi c'è sempre un po' la sorpresa. Va bene, poi vedete che ci sono un po' di informazioni da leggere. Bisogna essere bravi con l'inglese, oppure... E poi dopo c'è sempre lo spoiler del mese dopo, in questo caso sarebbe stato il mini primer di Illa Masca, che mi sarebbe piaciuto provare, ma era di gennaio del 2021. Allora, in questo caso, questa invece è la box prima di gennaio 2021. Chissà cosa c'è dentro, perché a questo punto i prodotti sono un po' vecchiotti. Ma è per vedere com'era prima. E andiamo ad aprirla. Troviamo il
libricino. Ah, è vero, Look Fantastic prima aveva, ed è un peccato che non l'avete continuato, ed è sempre la copia di Elle del mese. Oltretutto sarà un po' datato, ma era bello, quell'inglese ovviamente, ma aveva sempre la copia di Elle. Capisco, se a qualcuno non piace, questa è carta inutile. In questo caso è di... novembre 2018. Novembre 2018? È un po' vecchia. È vero che se i prodotti sono chiusi, il PAO in teoria dovrebbe restare uguale, ma tanto importa anche come è stata conservata. Andiamo ad aprirla. Look Fantastic, non mi cadete qui, 2018. Era così. Io, guardando così i prodotti, così, mi chiedo fin da subito, ma non è cambiato niente? Allora, troviamo Elemis. Abbiamo capito che Look Fantastic Elemis ce l'ha sempre. In questo caso, papaya, enzima peel, crema sfogliante enzimatica della Elemis da 15 ml. Ve la faccio vedere, ma voglio solo vedere, è sigillato. È sigillato. Dovrebbe quindi mantenersi. 2018. Ok, ed è questo. Poi, questo qui è un Molton Brown, è del gel doccia che secondo me l'abbiamo trovato ovunque. Credo che sia sempre lui o fu una profumazione diversa. Sempre lui perché non sa di niente. È Ginger Lily, 100 ml, è anche un bel formato, ma gira ovunque, gira da anni, l'ho trovato anche siccome il calendario dell'avvento, è sempre lui. Però vedo anche delle cose che ci potrebbero piacere. Allora, intanto una Bath Bomb, edizione limitata di Bubble Tea, edizione limitata del 2018. Dark Wonder con Acai e Hibiscus. 150 grammi, proviamo se frizza ancora, al massimo non frizza più, però oltre alla confezione questa che è sigillata, ha anche la pellicola interna, proviamo. Allora, poi cos'altro vediamo? Ecco qui, REN, che è un buon marchio, Global Protection, crema protettiva da giorno, 15 ml, sigillata. Ok, poi vedo tre prodotti make up, quindi 2 1 2 3 4 5 6 7, non so se uno è assieme o che cosa, vediamo. Allora, intanto qui abbiamo un Iconic New York Collection di Laura Geller. È un sample, c'è proprio scritto sample, quindi probabilmente era un più, ma poi vedremo dal libricino. E dovrebbe essere un ombretto. Ah sì, questo è proprio un sample, cioè non è vendibile. Ma andiamo a vederlo. Però ha un bel colore. Lo metto qua vicino. È un bellissimo colore. Molto bello. Poi gli altri due prodotti make up, che allora sono loro i prodotti make up, abbiamo un Contour Cosmetics rossetto lipstick. Ecco qui, vediamo il fatto che sia datato, perché vedete ha queste creppe
nel prodotto, quindi la formula si è divisa. Possiamo provare a unirla, però per lo swatch non mi sento di, anche se era sigillato, di andarla a provare. Non andiamo molto bene, eh? Peccato, davvero peccato, perché è un bellissimo rossetto di un bel colore, però vedo anche applicandolo che la formula non è omogenea, cioè si è proprio diviso. Andiamo con l'ultimo, Mellow Eyeliner in Penna. I prodotti make up ho sempre paura, sono davvero vecchi. Ah, è proprio un particolare, ha la punta larga, eccolo qua. Allora, se premete, scrive solo con la punta, non scrive niente. Allora, cosa possiamo dire di queste box? Era partito davvero molto bene, look fantastic, ma adesso aspettate che continuo ad appoggiare e andiamo a vedere lo spoiler del 2018. No, era proprio da 6. Era proprio da 6, perché gli fa vedere tutti, quindi ok. Quindi in questo caso ci avremmo avuto il campione in più, perché un campione omaggio non ha valore, non avrebbe avuto il valore della box. Allora, appoggiamo tutto e andiamo a pulirci la mano e intanto vi dico che cosa ne penso. La box attuale, quella di gennaio 2021, è una bella box e mi fa pensare e dimostrare che fosse stata proprio una caduta di stile di un mese per Look Fantastic. E ci sto, perché no? Poi dopo, in questo caso vi ho detto la box è bella, mi piace. Poi dopo vedo questa box che ti dicono com'era prima, fai un prima e un dopo. Sì, volentieri, anche perché mi piace. Allora, nel box prima tanta carta, perché alla fine c'era il giornale che può piacere o non piacere. Poi, se non sbaglio, nelle box attuali non c'è neanche più il fogliettino, quello che abbiamo ricevuto noi, adesso lo cerco, ma è proprio un codice QR da scannerizzare e da lì si va al sito, quindi proprio carta zero, ottimo per l'ambiente. Ok, ho pulito tutto. Diciamo però che se volete fare un video serio, ed io la trovo come video serio, una box del 2018 non me la mandate. Alcuni prodotti ok, ma altri, soprattutto il make up, anche perché la crema la testi un attimo su una parte e vedi subito, vedi a prenderla, perché sono tutte sigillate, aprendola, provando a spremere, vedi se si è scomposta la componente oppure no. Però devo dire che anche nel 2018 sarebbe stata una box completa. C'era tutto, perché c'era il rossetto, l'ombretto che era omaggio, l'eyeliner, la bomba da bagno, la crema, il doccia schiuma, carina. Ok, e niente, Look Fantastic, c'è un profumo, queste salviettine che sono spettacolari, ma di cosa sono? Ah beh, Rituals. Questa è Ritual of Namaste. Molto valide per gli swatch, ed è così. E quindi sì, c'è sempre queste alle idee buone, ma poi dopo cade un po' su un qualcosa. Niente, fatemi sapere che cosa ne pensate.
box del 2021 approvata, e quindi dico era una caduta di un mese, perché a dicembre non ha avuto i prodotti in tempo, e magari sostituire un pennello con un rasoio, c'è chi piace, chi no. Ho visto ragazze che gli è piaciuto comunque il rasoio, quindi era proprio a gusti, ma la box del 2018. E niente, fatemi sapere tutto voi in un commento e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!